Fra le tante discipline della pesca sportiva, la trotta lago è un prodotto unico della creatività italiana, in quanto non esiste nulla di simile nel resto del mondo. È nata in Italia negli anni 70 dalla conversione di ex cave di ghiaia in laghetti per la pesca sportiva. In meno di 40 anni è cresciuta al punto di contare 1200 impianti, frequentati da circa 1 milione di pescatori sportivi abituali e da circa 9.000 agonisti che ogni domenica si scontrano per la conquista di un titolo sportivo. La qualità dell'acqua, la comodità di accesso e parcheggio, l'abbondanza di pesce e i servizi offerti dai laghetti sono le ragioni alla base del suo successo. La pesca alla trota in lago richiede tecniche e attrezzature specifiche e la cosiddetta pesca a striscio è oggi l'approccio più popolare. Guardate le attrezzature di questi pescatori: una serie di canne telescopiche e a innesti, di lunghezza e potenze diverse, mulinelli di alto livello, bombarde, piombini, fili, ami e tanti accessori, tutti indispensabili per insidiare le trote. Vi voglio presentare il più grande esperto in circolazione, un vero campione e maestro di tutte le tecniche di pesca alla trota, Fausto Buccella. Ciao Fausto. Ciao. Pluricampione italiano, giornalista e consulente del FASA Team Dive. Accanto a lui il giovane allievo promettente campione Matteo Borroni. Benvenuto. Ciao. Di 19 anni. In questo video Fausto ci dirà tutto sui fondamentali della pesca alla trota in lago e in particolare sulla tecnica della pesca a striscio. Fausto, dove ci troviamo? Siamo nel comprensorio Laghi Santa Marta, a Vigevano, a ovest di Milano, nel Parco del Ticino. Come vedete il posto è bellissimo. Due laghi immersi nel verde, nei quali si pescano prevalentemente trote iridee, trote fario, trote lacustri, salmerini, lucci, storioni e carpe. Per non parlare poi dei bass, dei persici reali e dei cavedani, di cui due laghi sono popolati. Ma a noi interessa soltanto le trote, andiamo a pescarle. Andiamo. Allora, vediamo una serie di inneschi. Partiamo dagli inneschi con le esche naturali, vale a dire camole, vermi e caimani. Partiamo con queste perché sono le esche consentite in competizione. La federazione non consente altre esche. Poi vedremo anche degli inneschi, chiamiamole esche artificiali o pseudo artificiali, vale a dire la pastella, gli worms in silicone, i twister o i falcetti, che nelle libere battute di pesca sono molto più efficaci delle esche naturali. Allora partiamo con l'innesco di una sola camola, del miele. Una sola camola del miele, bisogna usare le camole grosse, le più grosse possibili, e da innescare normalmente su un amo del numero 7, 6 anche. Allora, prima cosa bisogna trapassare
la testa della camera sotto la parte marrone, cioè sotto nel collarino. Poi, questo è l'innesco della camera cucita, di una sola camera. Poi bisogna riprendere, in questo modo, la camera e uscire un qualche millimetro prima della coda. Si porta sopra il filo la testa e l'innesco in sostanza è fatto. Questo è un innesco rotante. Vi ho appena mostrato l'innesco di una camera singola innescata punta per la parte della testa. Ora vi mostro lo stesso innesco, sempre la camera singola grossa, innescato per la coda, che garantirà lanci ancora più lunghi, ancora più resistenti sull'amo. Allora, anziché forarla sotto il collarino della testa, sotto il collarino marrone della testa, la foriamo per la codina, si schiaccia leggermente, che allarga la coda e la si passa da parte a parte, nello stesso modo che abbiamo fatto prima. Lo si porta sopra il filo, come abbiamo fatto, la riprendiamo, la ribuchiamo poco sotto e usciamo poco prima della testa. La testa serve da fare da codina. Tirando il filo, l'innesco è già fatto. Questo è un innesco eccellente, ancora più resistente di quello di prima, che può essere lanciato anche con un 40 grammi di piombo, che non si stacca e non perde la posizione rotante sull'amo. È un innesco utilizzato anche in competizione, nella pesca di ricerca, ma anche in partenza di gara quando c'è tanto pesce da catturare. È bellissimo questo innesco. Allora, adesso vi mostro l'innesco della doppia camola, che come la camola singola deve avere una conformazione a boomerang, a falcetto, in modo tale che abbia la possibilità poi in acqua di roteare. Allora, l'innesco della prima camola deve partire dalla coda, trapassare tutta la camera, tutto il corpo della camera e uscire con la punta dell'amo possibilmente in centro testa o vicino alla testa. In questo caso l'ho beccato proprio il centro testa, come si vede. Tiro la coda, pizzicandola, la tiro su sul filo per metà. Poi inneschiamo la seconda camera partendo dalla testa, dal centro testa, e si esce circa a metà del corpo, sul lato della pancia. Ora vi mostro che come con l'innesco del verme, proviamo l'innesco del verme, con un verme solo possiamo ottenere tre inneschi. Ora lo sto mettendo nella segatura perché il verme nell'innescare si allunga così tanto che francamente io vado in difficoltà ad innescarlo. Allora, mettendolo nella segatura, avvolgendo un po' di segatura, rimane un po' più tonico ed è più facile da innescare. Mentre si innesca per la testa, la parte più dura, lo si fa scorrere più che si può sopra l'amo e poi, mentre esce a un certo punto la punta dell'amo sul corpo, si tira la testa sopra il filo. Questo è l'innesco, questo è il primo degli inneschi. Perché lo dico che è il primo? Perché gli lascio tutta la coda lunga. Qualcuno mi potrebbe obiettare che poi in acqua non gira. In realtà è vero che non gira, ma essendo il verme molto tonico e la coda che si mette in rotazione come se fosse la coda di un maialino, proprio come se fosse un'elica, ed è micidiale, se c'è una trota è vostra. Poi l'altro innesco è facile, che va ancora più in rotazione, si tratta appunto di troncare un pezzetto di coda con le unghie in questa maniera, ed la rotazione è molto stretta ed è bellissima. La terza opzione, utilizzando sempre lo stesso verme, per cui si può fare un lancio o due.
o tre lanci e recuperare. Se si va a vuoto, si vuole cambiare innesco, in questo caso basta togliere completamente la coda, completamente in questa maniera, così, e completare, ripristinare la coda con una camolina. Praticamente diventa un innesco bicolore. Questo è un altro innesco micidiale molto utilizzato in gara, soprattutto su tanto pesce. Il caimano bianco altro non è che il caimano naturale, quello che conoscete, dorato con le striature tipo tigre, per capirci, striature marroni e terra di Siena, preso nel momento in cui cambia pelle. E ci sono delle persone, dei negozianti che lo preparano, lo prendono in quel momento e immediatamente lo mettono in acqua distillata e poi in frigorifero. Come per il verme, si parte dalla testa o dalla coda, indifferente, e si esce poco prima della testa, in mezzo alle zampine, in modo tale da creare. È un innesco bianco che in acqua ha una rotazione bellissima. Abbiamo appena visto i principali inneschi fatti con le esche naturali che vengono utilizzati in competizione. Ora guarderemo, vedremo, vi mostrerò gli inneschi invece che sono rotanti per se stessi, perché utilizzano esche artificiali come la pastella, come i vermi in silicone, i cosiddetti spaghetti, come i twister, i cosiddetti falcetti, e tutte le combinazioni di questi. Sono molto interessanti perché sono molto più catturanti delle esche naturali. Partiamo, vi ho mostrato per ultimo, prima, fra le esche naturali, l'innesco del caimano bianco. Il caimano bianco esiste anche in silicone come esca artificiale. Un caimano bianco di queste dimensioni necessita di un amo della misura 6, se non addirittura 5. In questo caso è in mano il 6, la misura 6, e viene innescato né più né meno come il caimano bianco naturale o come il verme che abbiamo visto prima. In questo modo si entra dalla testa o dalla coda, lo si fa scorrere su per il gambo dell'amo e si esce un mezzo centimetro prima della coda, un centimetro a seconda della dimensione, e poi lo si tira sul filo in questa maniera. Un innesco, se lo posiziono bene, bellissimo e micidiale. Questo è un caimano bianco in silicone. Allo stesso modo di questo innesco ci sono i vermi, i worm nitro crawlers della Nitro. Devono essere innescati né più né meno come se fosse un verme o un caimano. Si entra dalla parte alta, dalla parte più grossa, e lo si fa su, si fa scorrere su. Dobbiamo fare attenzione a non far uscire la punta lungo il corpo. Lo si usa in pesca in questa maniera, con la coda lunga, però la rotazione non è molto stretta, è piuttosto ampia. La rotazione migliore la si ottiene troncando un pezzetto di coda in questa maniera qua, lo si butta via un pezzo e si tiene così. È micidiale, rotazione strettissima, e serve un innesco del genere anche per 4-5 pesci, forse anche qualcuno di più se si è fortunati. Alla stessa maniera della doppia camola c'è un innesco misto tra un pezzetto di worms in silicone che va innescato né più né meno come se fosse una semplice camola
solo che ha una durata praticamente per quasi tutta la battuta di pesca. Si posiziona sull'amo e sul filo come se fosse la prima camola, però che rimane fissa, e poi sotto si aggiunge continuamente praticamente scambia solo la camola sotto perché è quasi eterno. Questo è l'innesco one più una camola, è micidiale questo innesco. Il discorso interessante è quello dato dai falcetti in gomma, twister anche vengono chiamati questi, che hanno una rotazione che è propria, tipica proprio degli artificiali, come se quasi fosse un cucchiaino. Ma per fare le cose bene deve essere innescato non a caso, ma in un certo modo, che ora vi mostro. Bisogna far uscire la punta dell'amo proprio all'attaccatura del falcetto. Guardate dove deve uscire la punta. No, questo non è corretto. Questo è corretto. Guardate bene, praticamente vicino. Abbiamo praticamente due movimenti, uno che è dato dallo scodinzolamento della parte qua piatta del falcetto, e l'altro proprio dalla rotazione, perché innescato in questa maniera entra anche in rotazione il corpo. Per cui abbiamo due movimenti, la rotazione del corpo e lo scodinzolamento. Ora vi faccio vedere in acqua. Volete degli inneschi, un'esca che vada bene sempre in ogni stagione ed è catturante al massimo, che forse non ha rivali? La pastella. Ci sono diversi colori di pastella. Uno, il bianco è quello che va più di tutti, insieme a questo che tricolore di arancio, verde e giallo. In gergo tra pescatori chiamiamo puttanesca, oppure l'arancio, questi sono quelli che vanno più di tutti. In questo caso usiamo questo. Se ne prende una quantità così, ecco, una pallina di queste dimensioni, come un confetto degli M&M, insomma, di questa con una quantità del genere, la si impasta un pochino per amalgamarla. Si schiaccia come una moneta, si posiziona l'amo all'interno, lo si lascia un po' fuori perché la tiriamo dentro dopo, e poi la si modella attorno al gambo. Ma la preoccupazione nostra non è tanto il modellare, è che il filo esca esattamente all'apice. Questa è la condizione più importante, perché durante la trazione del recupero strisciato, se non fosse perfettamente all'apice della peretta, il filo taglierebbe e il boccone non andrebbe più in rotazione. Poi lo si schiaccia alla base, praticamente si modella una specie di scarpetta in questo modo. Questo è un innesco che va in rotazione. Alla stessa maniera si può creare un'altra forma. Questo noi lo chiamiamo l'innesco del barbiere, perché l'ha creato un signore anziano, se l'ha inventato lui e faceva il barbiere, un signore di 90 anni che ancora oggi va a pescare quasi tutti i giorni a trote. Praticamente si crea questo triangolo, sempre, naturalmente il filo deve uscire all'apice, questo triangolo piatto, è un triangolo piattissimo, l'amo è dentro, e poi così com'è si sfrutta, gli si dà una piega sfruttando la curva del nostro dito indice. In questa maniera ha una rotazione micidiale, come una pala di un'aletta di un cucchiaino. È bellissimo questo innesco. Facciamo vedere in acqua.
Abbiamo visto due inneschi con la pastella, ma fare rimanere attaccata all'amo proprio il boccone di pastella nella pesca a striscio non è tanto facile se non si posiziona bene il filo all'apice della peretta. Uno dei trucchi, che poi è un trucco relativo, è quello di utilizzare la molletta che viene messa sull'amo e serve a trattenere la pastella. E poi è facile da comprendere che con la molletta la pastella rimane più aggrappata poi all'amo, per cui anche un piccolo errore, ma aiuta a perdonare i piccoli errori del filo che non esce esattamente al centro della peretta. Noi abbiamo visto due inneschi, poi ci sono con la pastella, poi i pescatori, ognuno si costruisce le sue forme più o meno rotanti come più gli piace. Vi ho lasciato per ultimo il discorso della molletta sull'amo, perché con la molletta possiamo costruire altri due inneschi che sono un misto tra la pastella e i falcetti che abbiamo visto prima. Si chiamano frullino 1 e frullino 2. Non ridete, non è ancora, sono due inneschi non ancora molto conosciuti, ma sono altrettanto micidiali e forse più dell'innesco con la pastella. Vi faccio vedere il frullino 1. Allora, in pratica il falcetto va tagliato lasciando due o tre di queste sezioni. In questo caso ne sono rimaste un paio e va benissimo, no? Teniamo buono questo. Da dietro lo si passa da parte a parte e lo si lascia in curva all'amo, così, proprio facilissimo. Lo si lascia così in curva all'amo. Ora sopra la mollettina andiamo a costruire una piccolissima ma piccolissima peretta di pastella. Così. È facilissimo costruire, perché è proprio una perettina. Praticamente si va dietro al duro della mollettina che si sente sotto. Ecco, questo è l'innesco. Ragazzi, è micidiale. Questo si chiama frullino 1. Io l'ho chiamato frullino 1, detto francamente. E adesso è diventato anche un po' un modo di chiamarlo nel gergo fra pescatori. Vediamo la rotazione. Il frullino 2 ha la stessa efficacia del frullino 1, ma è innescato in maniera diversa, e cioè utilizza falcetti di misura molto più piccola, come questi. Anche per questi bisogna tagliare il corpo lasciando, come quello di prima, una o due o tre sezioni di corpo da innescare. L'innesco però è diverso. Nel frullino 1 era semplicissimo, si passava da parte a parte orizzontalmente una sezione del corpo. In questo caso invece bisogna innescarlo come se fosse una camola, così, cioè partendo dalla testa, chiamiamola testa insomma, partendo lì dalla parte del corpo, e uscire un pezzetto vicino alla codina, in questa maniera. E poi sopra si costruisce
come nel frullino 1, la berrettina di pastella piccolina, ancora più piccola in questo caso. Vediamo la rotazione in acqua. Bene, dopo tanta teoria sugli inneschi, andiamo a prendere un paio di trote. Sto guardando l'orologio perché in questo momento bisogna scendere in profondità a prendere le trote. Circa 15 secondi. Come innesco sull'ultimo innesco che abbiamo fatto, il frullino 2. Eccola ancora. Che botte. Eccola ancora. Eccola. Ha mollato. Accidenti. Tornate. È difficile sta trota. Ecco. Infatti la trota va lasciata mangiare, stabilire quando è il momento di ferrare non è sempre facile, specie quando fa così, mangia e sputa. Eccola, questo è il momento di ferrare. Una bellissima ferrata di Paolo. Thank you.
Ecco, sta mangiando. Eccola.